salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, vieni. Nel primo mistero contempliamo Gesù che è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e in secoli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Spirito Santo eterno, vieni a noi con i tuoi ardori. Vieni e infiamma i nostri cuori. Vieni, Santo Spirito. Nel secondo mistero contempliamo Gesù consacrato Messia al Giordano dalla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Spirito Santo eterno, vieni a noi coi tuoi ardori. Vieni in fiamma i nostri cuori. Vieni Santo Spirito. Nel terzo mistero contempliamo Gesù che muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Come noi dimentichiamo i nostri debitori e non ci indurre
Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Spirito Santo, eterno, vieni a noi coi tuoi occhi. Vieni in fiamme i nostri cuori. Vieni, Santo Spirito. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi coi tuoi occhi. Vieni in fiamma i nostri cuori. Vieni, Santo Spirito. Nel quinto mistero il Padre Gesù a Pentecoste e fondano lo Spirito Santo sulla Chiesa e costituiti in potenza si apre la missione nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel suo cuore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel suo cuore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi nel suo cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Spirito Santo, eterno, vieni a noi con i tuoi occhi, vieni in chiamo i nostri cuori, vieni Santo Spirito. Nel sesto mistero contempliamo lo Spirito Santo, che scende per la prima volta sui pagani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Spirito Santo eterno, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamme i nostri cuori. Vieni Santo Spirito. Nel settimo mistero contempliamo lo Spirito Santo che guida la Chiesa di tutti i tempi, donando i suoi doni, i suoi frutti, i suoi carismi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Spirito Santo eterno, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamme i nostri cuori, vieni Santo Spirito.
salve Regina, Madre di misericordia, vita, luce, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te suppliamo, gementi e piangenti in questa valle. Su dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Papa le sue intenzioni per una nuova effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa e sul mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sequenza dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, rizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i sette santi doni. Dona virtù e premi, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione. Preghiamo. O Dio che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori, con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo Maria Santissima per ottenere lo Spirito Santo. O purissima Vergine Maria, nella tua immacolata concezione, ostifata dallo Spirito Santo, eletto tabernacolo della divinità, prego per noi e fatti divinità. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. O purissima Vergine Maria, nel mistero dell'incarnazione, ostifata dallo Spirito Santo, vera Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O purissima Vergine Maria, che stando in orazione con gli apostoli nel Cenacolo, posti sovrappiena di Spirito Santo, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Manda il tuo Spirito, sarà una nuova creazione. Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per intercessione di Maria Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo nel cuore mio e santifico, vieni Padre dei poveri e sorretto, vieni autore di ogni bene, consola, vieni luce delle menti e illumina, vieni consolatore delle anime, conforta, vieni dolce ospite dei cuori e non ti partire da me, vieni vero refrigerio di mia vita e ristoro. Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per intercessione di Maria, Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della sapienza. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono dell'intelletto. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono del consiglio. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della fortezza. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della scienza. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della pietà. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono del santo timore di Dio. Atto di donazione e di consacrazione allo Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito di Gesù e del Padre, tu vuoi abitare in me, povero peccatore, trasformarlo in un tempio della tua gloria. Vieni Spirito della comunione divina, vieni e riempi tutto il mio essere, vieni e uniscimi a Gesù, crocifisso e risorto, per essere con Lui e con tutti i miei fratelli un solo corpo, per essere con Lui un figlio prediletto del Padre. Tu ti sei donato a me senza misura, umilmente anch'io mi dono e mi consacro a te. Rendimi dolce per la tua azione, perché tu possa compiere la tua missione in me, nella Chiesa e nel mondo. Adesso, fino all'ora in cui mi rimetterò con te tra le mani del Padre, come Gesù per l'eternità, ti prego con Maria e tutti i santi. Amen. Amen. Torniamo in prima pagina per l'inno. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra, salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore che ci ama di infinito amore. Vieni Spirito Santo, vieni potenza divina d'amore, vieni riempi il mio povero cuore. Purifica, santifica, fallo tutto tuo. Angelo di Dio che sei il mio soldo, in ogni prego di cui ho l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce per te, riposo. Canti liturgici sono pagina 94, messa dello Spirito Santo. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo. Thank you.
Ci introduciamo a questa messa dello Spirito Santo con il canto 91, pagina 49. Invochiamo lo Spirito di Dio su di noi e su ciascuno come su tutti. Fuoco d'amore brucia nel mio cuore, acqua della vita. Spirito, vieni Dio d'amore, vieni Dio di gioia, scendi su di me. Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore, vieni Dio di gioia, scendi su di me. All'ingresso
Dio stesso ci ha segnato con l'unzione santa, confermandoci col dono dello Spirito che vive nei nostri cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La grazia dello Spirito che abbiamo invocato, vogliamo anzitutto chiedere perdono dei nostri peccati, confidando nella misericordia di Gesù e del suo cuore, mite e umile, chiediamo soprattutto il perdono di tutti i nostri peccati contro la mitezza e l'umiltà e cantiamo perdonaci. Perdonaci. Peccati, abbiamo tante debolezze, tanti legami negativi, tanti difetti e chiediamo al Signore, allo Spirito di Dio, di liberarci da queste negatività che spesso teniamo e coltiviamo nel cuore. Cantiamo, liberaci. Liberaci. Ferite nel nostro corpo, tante sofferenze, tanti dolori e tante malattie. Lo Spirito di Dio sia medico e lo invochiamo, guariscici. Guariscici. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che vedi i segreti dei cuori e conosci i nostri pensieri, infondi in noi lo Spirito Santo, perché purificati nell'intimo possiamo amarti con tutta l'anima e celebrare degnamente le tue lodi. Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Parola di Dio ci illumini e giovi la nostra salvezza. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram dunque prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan e Abram attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso la quercia di More.
Nel paese si trovavano allora i Cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questo paese». Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Negev. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Canto al Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Padre nostro è la preghiera di Gesù, ma è anche la preghiera dello Spirito Santo.
Spirito Santo l'ha ispirata a Gesù per donarcela, per insegnarla a noi. E allora possiamo dire che lo Spirito Santo è spirito di preghiera e opera la preghiera dentro di noi. La preghiera, la nostra preghiera, ha bisogno dello Spirito Santo. Senza di lui non è efficace, non tiene, non sta in piedi. Abbiamo sentito nel Vangelo di Matteo che Gesù ci insegna a dire Padre nostro. Ora noi per capire bene dobbiamo isolare prima di tutto la parola Padre dalla parola nostro, perché Gesù chiamava Dio, si rivolgeva a Dio costantemente, semplicemente con questa parola, Padre. Anzi, con quella più familiare, Abba, che vuol dire babbo, papà, è la parola che usava il bambino in casa, in famiglia. Le redazioni del Padre Nostro sono due, una di Matteo, che abbiamo ascoltato, ed è quella più usata nella liturgia, che conosciamo, e poi ce n'è una in Luca. Nella redazione di Luca non c'è la parola nostro, c'è semplicemente Padre. Questa aggiunta di nostro ha spostato l'attenzione soprattutto sulla fraternità e ha spostato un pochino l'accento sulla parola Padre. Per cui nelle comunità, nelle assemblee, giustamente, essendo comunità, si dice Padre nostro. Mentre Luca, mettendo soltanto Padre e non nostro, sottolinea non la fraternità, ma la figlioranza. Questa preghiera, questo modo di rivolgersi a Dio, lo dobbiamo fare soprattutto noi in privato, quando preghiamo. Possiamo dire soltanto Padre, senza il nostro, perché stiamo parlando figlialmente, personalmente, con Dio. In certe assemblee qualcuno, quando dice il Padre nostro, si dà la mano. Vabbè, non è molto liturgico, vabbè, però siccome la sottolineatura è su nostro, allora vabbè, vicino gli do la mano. Ma non sarebbe così. Invece il sacerdote, vedete che non dà la mano a nessuno, dice Padre nostro, ma singola persona, come figlio, più che come fratello. E che questo è importante da tenere presente, tutte e due le cose, che è la preghiera della fraternità, ma prima di tutto è la preghiera della figliolanza personale, poi diventa della fraternità comunitaria. Ognuno un po' si regola come vuole, anche se liturgicamente sarebbe la preghiera singola delle mani alzate, non delle mani girate verso quello che c'è vicino, che tra l'altro adesso con il Covid è meglio evitarlo. Però Padre, ecco, Padre è il nome nuovo, originale di Dio, dato e rivelato da Gesù stesso in quanto figlio di Dio. Un nome che è poco conosciuto, è poco praticato, anche nelle liturgie. Io noto spesso devo cambiare il nome, perché è sempre Dio, Dio, Dio. Insomma, questo Dio che ci ha detto Gesù si chiama Padre. Allora io cerco sempre di cambiare un po'. Ma per dire come non è ancora entrato neanche nella liturgia della Chiesa questo senso davvero che Dio è Padre. E quindi dobbiamo un pochino, almeno ne metterlo nella nostra preghiera personale. Gesù non tiene per sé il nome di Dio, lo dona anche a noi, ci fa partecipi, vuol dire ci fa partecipi della sua figliolanza di unigenito del Padre e ci permette di rivolgerci a Dio, ciascuno e tutti, come fossimo un figlio unico per Dio, anche se fratelli universali, fratelli di tutti, chiamandolo Padre. E quindi anche questo senso di essere figli unici è importante, perché è, oltre che fratelli di tutti, è ovvio, ma comunque
forse da recuperare un pochino questo senso di figliolanza unica e personale. Dio è padre di tutti, ma è come se fosse padre di ciascuno, è come se noi fossimo figli unici per Dio. E quindi vuol dire tutto l'amore che Dio può avere e anche per ciascuno, oltre che per tutti. Quindi il nome di padre è un nome davvero che dice familiarità, semplicità, confidenza, amore, una familiarità che proprio per la presenza dello Spirito Santo, notate questo, giunge fino al termine Abba, papà, papà mio, sarebbe dire, babbo mio. Ecco, è proprio lo Spirito Santo che ci fa entrare in questa preghiera del babbo mio, papà mio, Abba. San Paolo in Galati 4,6 scrive: e che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio suo che grida Abba. Tutti, ancora in Romani 8,14, scrive ancora Paolo, tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio, Spirito di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servi, ma per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di figliolanza, per mezzo del quale gridiamo Abba. Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, possiamo dire Abba, papà, a Dio. Ed è proprio bello che Paolo usa la parola grida Abba, gridiamo Abba. E questo grida è la preghiera biblica, intesa come grido verso Dio. Noi non gridiamo mai, però e fossimo in camera nostra, come dice Gesù, magari possiamo anche gridare. E quando un figlio grida papà, in due situazioni, o è nella gioia, per cui esplode di amore, abbraccia il papà, lo bacia, gli salta in braccio, papà, e grida papà, nella gioia, ma anche nel dolore, ma anche nella sofferenza. Uno grida a Dio, Abba, guariscimi, salvami, aiutami. In questo grido dello Spirito Santo e ci fa gridare di gioia o di nella gioia o nella sofferenza. Molto bene. Prende già tutto la nostra esperienza. Allora quando lo Spirito è in noi, presente veramente, parla, opera dentro di noi, la nostra preghiera diventa la stessa preghiera di Gesù che si rivolge a Dio con il cuore di figlio, con il nome di Abba, papà. Papà nella gioia, papà nel dolore. E tutto questo nasce perché siamo stati battezzati dal giorno del nostro battesimo, dove c'è stato all'inizio il nome. I nostri genitori ci hanno dato il nome e questo nome indica proprio la relazione di figlio unico col Padre, il Padre di tutti, ma il nome del battesimo dice che tu sei figlio unico per Dio. Dio ti ama come ama tutti, ma con la stessa intensità dell'amore per tutti, ama te, che sei con quel nome lì. Non sei uno diverso, non ci sarà mai una persona, magari il nostro nome lo ce l'avranno tanti, però il nome davanti a Dio è quello. E Dio è per noi un papà singolo, per noi, e noi siamo figli unici per Lui. E nel battesimo su di noi è venuto e disceso lo Spirito Santo, come su Gesù nel fiume Giordano, col volo di una colomba. E il battesimo ci ha reso figli di Dio come Gesù. Si sono aperti i cieli, si è sentita una voce, lì Gesù stava battezzato, questi è il mio figlio. Quindi vuol dire che parla un padre. Quando noi siamo stati battezzati, la stessa cosa si è ripetuta per noi, Dio ha detto questo è mio figlio, io sono suo padre. E noi siamo diventati col battesimo figli di Dio ed è discesa la colomba dello Spirito Santo in quel momento, non è solo nella cresima che noi riceviamo lo Spirito Santo, ma anche proprio nel battesimo, prima di tutto nel battesimo, con la colomba che è scesa su Gesù nel momento del suo battesimo nel Giordano è scesa anche nel nostro cuore. E la colomba deve sempre volare, il volo della colomba,
è importante che noi lo teniamo presente. Se voi andate in un aeroporto, dovete prendere l'aereo e guardate il tabellone, che bella sorpresa. Volo annullato o sospeso, comunque non c'è, non si parte. E succede così allora che dobbiamo fare in modo che lo Spirito Santo non sia mai annullato da noi il suo volo. E il volo dello Spirito è duplice, c'è un volo verticale tra noi e Dio, Dio e noi, e lo Spirito Santo fa in modo che salga da noi verso Dio una preghiera, un amore, la fede, l'ubbidienza, la supplica, e scende poi la colomba su di noi, scende per portarci la provvidenza di Dio, la protezione di Dio, l'aiuto di Dio, le grazie del Padre. Guai a noi se sospendiamo questo volo. Non è lo Spirito Santo che lo sospende, lo Spirito Santo dal cielo, dal Padre, scende giù, a noi che siamo figli, siamo noi. Tante volte sospendiamo, non vado più a messa, non prego più, basta, non voglio più sapere, non dico più il rosario, non voglio andare più in chiesa. Caro mio, se tu non fai salire la colomba dello Spirito verso Dio, come puoi pretendere che poi, oh, adesso ho bisogno, adesso sono malato, Signore aiutami. Sì, magari scende lo stesso la colomba perché Dio è buono e misericordioso, però rendiamoci conto di come sia importante che dalla colomba dello Spirito salga su verso Dio, nell'ubbidienza, nella fede, nella preghiera, e scenda poi con le sue grazie, le sue benedizioni, la sua protezione, il suo aiuto. Ma deve sempre volare, mai annullare questo volo noi da parte nostra verso Dio. E la colomba vola anche in orizzontale, non solo dalla terra al cielo, dalla terra alla terra, ma io tiro su un bel muro perché di là sono cattivi, sono nemici, io non li posso vedere, quella gente dei miei vicini di casa, certi miei parenti. Chiuso, non voglio più parlare con loro. Caro mio, la colomba che ci rende fratelli di tutti, tu la vuoi annullare, il volo della colomba, e poi ti accorgerai nella vita cosa vuol dire non aver perso gli amici, aver perso i parenti, esserti isolato. Alla fine ti trovi solo, bravo, ci voleva un po' di amicizia, un po' di bontà, un po' di fraternità, un po' di comprensione, di perdono. Cerchiamo di farla sempre volare anche in orizzontale, non tiriamo sui muri del razzismo, dell'inimicizia, della guerra, del litigio, eccetera. Quindi vedete com'è importante questo volo della colomba dentro di noi proprio dal giorno del nostro battesimo. Prima di Gesù nessuno ha mai osato rivolgersi a Dio col nome di Padre, col nome di Abba, tanto più. La preghiera di Gesù rivela la sua intima natura di figlio di Dio. Il fatto poi che spesso si ritrova Gesù in luoghi solitari a pregare, come dice il Vangelo, andava in luoghi solitari a pregare, soprattutto di notte, fino al mattino presto, oppure all'ora tardi di sera, indica che Gesù aveva un colloquio filiale col Padre. Non andava a dire le preghierine, andava a parlare col Padre. In questo, quindi è un figlio che parla col Padre e sente che il Padre poi gli risponde. Quindi c'è una profonda comunione. Anche noi, dice Gesù, qualche una volta detto, andate nella vostra camera, chiudete la porta, il Padre vede nel segreto, è lì, non ti vede nessuno, è lì ma ti vede Lui, ti ascolta Lui. Chiudi sta porta, vai nella tua camera e prega il Padre, vedrai che ti ascolterà. Nel segreto Lui vede e ti ricompenserà per la tua preghiera, la tua fede. Ecco dunque questo primo pensiero. Vediamo ancora alcune caratteristiche importanti della preghiera di Gesù proprio nello Spirito Santo. Sono caratteristiche che devono essere anche le nostre, di figli nel Figlio Gesù e di animati dallo Spirito Santo. La prima caratteristica è la confidenza amorosa, tipica del bambino verso il suo papà. Il bambino ha la confidenza amorosa, la fiducia infinita verso il suo papà. E questa confidenza nasce da una duplice consapevolezza che Dio è buono
è che Dio è provvidente, quindi la bontà e la provvidenza di Dio per ciascuno di noi. Pregare così, Abba, ti amo, ti voglio bene, come il bambino dice a suo papà, ma papà ti voglio bene. Confido in te che sei buono e che provvedi a me. Buono e provvedi. Ti do il diploma di miglior papà del mondo e quindi ti lodo e ti ringrazio. Ecco, allora tutto ciò che facciamo e ci capita, dobbiamo vedere tutto come bontà di Dio, come provvidenza di Dio. E qui dobbiamo stare attenti al demonio. Il demonio fa di tutto attraverso difficoltà che ci crea, malattie, disgrazie, attacchi, eccetera. Fa di tutto il demonio per demolire questa cosa, demolire la nostra coscienza sulla bontà e sulla provvidenza del Padre Celeste. Vuole spegnere questa nostra confidenza, questa nostra fiducia amorosa con il Padre. Con il sospetto, il demonio mette dentro il sospetto, già ai tempi di Adamo ed Eva, ha cominciato lì a mettere il sospetto, come di dirci, guarda che Dio potrebbe essere lui che ha fatto questo male, no? Invece è il demonio, dobbiamo essere consapevoli di questi. Quindi qualunque cosa ci capita di negativo o di cattivo, noi dobbiamo dire, non è perché Dio ci ha dato questo, ci ha fatto questo, perché Dio è buono e provvidente per sempre con me. È opera del maligno, è opera di persone maligne, persone cattive, persone che sono amici del demonio, che fanno malefici, che fanno pratiche magiche, che fanno ingiustizie. Quindi l'opera è questo, però il demonio mette il sospetto, ma non è che per caso è Dio che ti ha fatto questo, ti ha procurato questo. Quindi quando subiamo ci capita qualcosa così, dobbiamo dire al demonio, tu credevi di farmela, di farmi pensare che era Dio, che non era buono, che non ha provveduto, che chissà dove era distratto, stava pensando ad altri cose. Tu credevi di farmela, invece non me la fai. E allora dobbiamo essere ancora di più confidenti in Dio, avere fiducia e fede in Dio, nella sua bontà e nella sua provvidenza. Dobbiamo pregare con la coscienza che Dio è quell'Abba divino che è più forte di Satana, è più forte dei suoi amici, di Satana, i suoi alleati, i suoi amici. E che Dio sistemerà tutte le cose per il nostro bene e per il bene dei nostri cari. Anche quando la preghiera diventa domanda di grazie, addirittura supplica drammatica, come la preghiera di Gesù nel Getsemani, allontana da me questo calice, Dio mio perché mi hai abbandonato, anche allora deve subentrare la fiducia, l'accettazione incondizionata, tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu. Nella tua mani consegno il mio spirito. Padre, parole di Gesù. Anche la nostra preghiera quando affronta con la domanda o la supplica momenti di sofferenza, di angoscia, di tristezza, deve poi terminare con questo atto di fiducia, di abbandono al Padre, che per noi è sempre un papà buono e un papà provvidente. Ma questa è difficile, questa preghiera, ed è possibile solo se in noi prega lo Spirito Santo. Solo se siamo sostenuti e fortificati dallo Spirito Santo. È lo Spirito che ci aiuta a dire sia fatta la tua volontà, Padre. Come stabilita da te in cielo, così devo fare io qui sulla terra. Paolo diceva, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E in quel tutto ci ha messo di tutto e di più, Paolo. Ha fatto una lista enorme di tutto quello che gli è capitato di difficoltà, di persecuzioni, sofferenze, naufragi, botte, lapidazione. Tutto ha subito Paolo. Alla fine tutto questo concorre al mio bene, perché io amo Dio. Arrivare a questi punti di santità, ma ci dobbiamo arrivare. Accanto alla confidenza amorosa ci sono altre caratteristiche principali della preghiera ispirata dallo Spirito Santo. Anzitutto l'ubbidienza rispettosa.
preghiera di Gesù è ubbidiente, è sottomessa alla volontà del Padre, è totalmente dipendente dal Padre, soprattutto per le sue ore, l'ora è stabilita dal Padre per Gesù. E anche la Madonna poteva intervenire, eh? Non è giunta la mia ora, cara donna. Però, va bene. Però Gesù viveva sotto le ore stabilite dal Padre. E quindi tutta la sua missione, per esempio la scelta dei dodici, fatta sempre con la preghiera, i momenti più importanti e determinanti della sua opera di evangelizzazione, di guarigione, di liberazione, di segni miracolosi, tutto era sotto la preghiera, messa in preghiera. E vediamo. Noi invece, io penso che le cose importanti non ci preghiamo sopra, ecco. Se facciamo le cose senza pregare. E quando facciamo così? C'è un problema in famiglia, qualcosa da comprare, qualcosa da lavoro, ma questi problemi, sono questi i problemi. Come Gesù aveva i suoi problemi, tu hai i tuoi. Allora su questi problemi, ma prega su questi problemi. Dio, Dio, cosa devo fare? Come mi devo comportare? Cosa dobbiamo scegliere? Cosa dobbiamo fare? E preghiamo per questo, per quello, per quello. Se non facciamo così, il demonio si intrufola, ne approfitta e entra dentro a fare danni. E questo non ha pregato, ma adesso gli faccio andare male le cose. Ha fatto una scelta sbagliata, peggio per lui. E allora, Dio, Gesù pregava sempre per le cose importanti e otteneva le grazie su quelle cose lì che doveva fare, stabilire per esempio i dodici. Prima ha pregato tutta la notte, poi al mattino ha scelto 12. E chissà quando c'è stato di scegliere Giuda, mi sa che ci ha passato una bella ora in più, ecco, nel dire che devo sceglierlo. Sapeva chi era Giuda, cosa sarebbe diventato Giuda. Però quel momento era bravo. Addirittura potevamo dargli anche la cassa dei soldi. E, però lui, volete che non, ma se era la volontà del Padre che si doveva servirsi di Giuda per questo, e quindi, però insomma, gli altri li ha scelti bene, 12. Quello lì era perché la volontà di Dio era su quello, andava verso quella. E ci voleva Giuda per fare arrivare alla passione e alla morte del Signore, di salvezza per noi. Quindi Gesù è tanto ubbidiente alla volontà del Padre che nella sua preghiera non c'è mai un'invocazione di misericordia per una colpa. Gesù prega come uno che non solo non commette il peccato, ma neppure conosce il peccato. Noi invece dobbiamo pregare tanto, tanto, tanto per avere la misericordia, per avere il perdono, perché siamo peccatori, sbagliamo spesso. E quindi questa preghiera che Gesù non faceva perché non aveva peccato, noi la dobbiamo fare però, ma tanta. Ecco, quindi forse questo è importante. Perché sapete, è facile dire, ma è sempre colpa degli altri, quando uno fa qualcosa, è colpa tua, è colpa tua, mai dice colpa mia, ma anche per sogno. Oh, sei peccatore, sbagli anche tu, fai un esame di coscienza, vai davanti a Dio, se hai vergogna di andare davanti a un tuo fratello a chiedergli scusa, vai davanti almeno a Dio, digli perdono Signore, perché con quella persona ho sbagliato, ho trattato male, ho fatto una cosa che non dovevo fare, eccetera, eccetera. Anche qui è importante. Così pure Gesù prega per accettare la volontà del Padre suo, dove c'è una permissione del peccato. Quel male che Dio permette all'uomo di fare, per esempio la passione e la crocifissione, anche questo male rientra indirettamente nella volontà di Dio, come permesso da Dio. E allora la preghiera ci aiuta ad accettarlo, a sopportarlo, a offrirlo, questo male permesso da Dio. Penso che però è un bene superiore, più grande, più vero. Invece noi ci ribelliamo e questo non va bene. Dobbiamo sempre accettare anche quel male permesso dal Signore che mi viene dagli altri o da qualcosa, perché anche questo lo dobbiamo offrire. E anche questo può essere per un nostro bene, può risultare poi alla fine che Dio lo trasformi in un bene.
E poi la riconoscenza gioiosa nello Spirito Santo è un'altra caratteristica della preghiera secondo lo Spirito Santo. La riconoscenza vuol dire benedire Dio, ammirarlo, gioire, lodarlo e ringraziarlo. Cosa che facciamo poco è questo. La benedizione contemplativa e riconoscente è la preghiera dello Spirito Santo. E se non lo facciamo vuol dire che di Spirito Santo ne abbiamo poco, per niente magari. È la preghiera dello Spirito Santo per eccellenza. Gesù ci dà uno stupendo esempio in Luca 10:21. In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti, il suo Vangelo, e l'hai rivelato ai piccoli e ai semplici. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Esultò nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, ti ringrazio, Signore. Gesù lode e ringrazia sì per i piccoli che accettano il Vangelo, ma lode e ringrazia anche per una cosa negativa che era l'ostilità e la incomprensione dei dotti e dei sapienti di questo mondo. Questa cosa a noi non è molto spontanea. Quando abbiamo ricevuto una grazia, facciamo fatica a dire grazie Signore, a ringraziare. Tante grazie riceviamo, ma poco ringraziamento noi doniamo, poca riconoscenza noi abbiamo. Ed è cosa ancora più difficile per ciò che è negativo, il lodare, ringraziare e benedire anche per le cose che vanno male o che fanno male. E bisognerebbe arrivare anche a questo. Allora, in questo lodare e ringraziare sempre per le grazie, il Padre Celeste, c'è un segreto di Spirito Santo che vi dico con un esempio. Se noi una persona la lodiamo e la ringraziamo perché ci ha dato 50, tanto per fare un numero, proprio per quel nostro averla lodato e ringraziato, questa persona ci dà 100 dopo. Non è così. È così, se voi ci pensate bene. Quindi se uno ti dà 50, tu lo lodi, lo ringrazi, ma così bravo, a questo qui gli viene voglia di darti 100 adesso, perché l'hai lodato e l'hai ringraziato. Così è Dio. Più lo ringraziamo, lo lodiamo e più lui ci fa grazia. È un segreto dello Spirito Santo. E poi ce n'è uno ancora più difficile, ma importante. In questo lodare e ringraziare, sempre, dobbiamo farlo anche per le cosiddette, ho parlato di grazie, adesso diciamo le disgrazie. Anche qui c'è un segreto. Se noi continuiamo a lodare e ringraziare una persona in un momento di disgrazia, di difficoltà, di crisi, di malattia, proprio per questo fatto che noi lodiamo e ringraziamo quella persona interviene subito a nostro aiuto. Ah sì, tu hai bisogno. Sei un tipo tanto riconoscente con me, cos'hai bisogno? Non stai bene? Cos'hai? Oh, subito ti aiuto. Ma io l'ho sollecitato perché prima l'ho sempre aiutato e ringraziato. Allora immediatamente quello interviene e mi dà un aiuto. Interviene a sistemare le cose, a guarire le cose, insomma. Così è Dio. Per superare le difficoltà della vita dobbiamo comunque anche queste lodare e ringraziare proprio per quelle difficoltà. Io sapete che ho avuto il problema di essere stato operato e poi un mese di camera di riabilitazione, insomma, non vi dico che ho sofferto. Però io ricordo, non sono uno che predica bene e poi razzola male, perché ogni tanto dovevo sempre dire perché ho un dolore, ho una cosa che non andava bene, una paura, ho una cosa, sai, stare con l'ossigeno, la gola secca, quante difficoltà che uno può avere. Però mi ricordavo di sì, ti lodo e ti ringrazio Signore, perché con questa mascherina mi sta facendo morire di sete, ti lodo e ti ringrazio. Per questo dolore che mi è venuto, per questa posizione che non riesco a cambiare, per questa infermiera che non arriva, per questa cosa che...
Quante volte ho detto ti lodo e ti ringrazio. Sapete cosa succedeva in me? Che prima ero un po' agitato per un dolore, per una roba, per un'altra. A un certo punto, dopo aver fatto questa preghiera, mi subentrava una pace che io dicevo, sono tornato sereno, prima ero un po'. E poi cosa succedeva? Che poi le cose si muovevano. Alla fin fine sono qui. Ecco, quindi vuol dire che una guarigione, un miglioramento è arrivato, anche perché mi sono messo a lodare e a ringraziare per la sofferenza che avevo in quel momento, per disgrazia, mettetela come volete voi, per questa situazione. Vediamo di imparare anche noi davvero così. Lodiamo e ringraziamo tanto per il bene che riceviamo e il Signore ce ne darà il doppio ancora. E anche per le cose che vanno male ringraziamo, che poi il Signore le aiuta. E interviene subito, viene ad aiutarci, a guarirci, a sostenerci, a consolarci, a confortarci. Ecco, questa è stata una predica un po' lunga, vabbè, fa niente, una specie di lezio magistralis, però quando si parla della preghiera è tanto una cosa bella, che poi la preghiera dello Spirito Santo, che se avete pazientato un pochino, però mi sembrava importante queste cose da dire, magari da farne un pochino tesoro ed esperienza nella nostra vita. Dopo il Vangelo. Il regno di Dio è pace e giustizia e gioia nello Spirito Santo. Fratelli, preghiamo il Signore Onnipotente perché esaudisca le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Che il Signore ci renda santi come Lui è santo e santifichi sempre il suo popolo, preghiamo. Per la Chiesa, perché custodisca devotamente la parola di Dio e il Santo Vangelo e si lasci guidare dallo Spirito Santo, preghiamo. Che ognuno di noi cammini con un cuore fedele e perseverante nell'amore a Dio e nell'amore al prossimo, preghiamo. E sappiamo accogliere la presenza del Padre Celeste nella nostra vita, affidando a Lui tutti i nostri problemi, preghiamo. Che il Signore ci conceda una fede limpida e ardente, radicata nella Sua carità, preghiamo. Per i fratelli defunti, Angelo Ballabio, Natale ed Enrico, per tutti i nostri cari morti, perché il Signore li accolga nel suo paradiso, preghiamo. O Dio nostro Padre, lo Spirito Santo infiammi gli animi nostri di quell'ardore infuocato che il Signore Gesù Cristo venne a portare sulla terra perché divampasse d'amore per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Prima di presentare i nostri doni all'altare ci scambiamo con un saluto della mano un segno di pace. Cantiamo il canto 87 a pagina 48. Spirito d'amore, vieni in noi. Spirito consolatore, vieni in noi. Spirito di preghiera, Spirito di adorazione, vieni in noi. Santo Spirito, vieni in noi. Santo
di potenza, vieni in noi, Spirito liberatore, vieni in noi, Spirito di fortezza, vieni in noi, Spirito di guarigione, vieni in noi. Sapienza, vieni in noi, Spirito consigliatore, vieni in noi, Spirito di perdono, vieni in noi, Spirito di servizio, vieni in noi, Santo Spirito. Di saggezza, vieni in noi, Spirito elargitore, vieni in noi, Spirito di pace, vieni in noi, Spirito di comprensione, vieni in noi, Sanato Spirito. Di conforto, vieni in noi, Spirito sostenitore, vieni in noi, Spirito di giustizia, vieni in noi, Spirito di tenerezza, vieni in noi, sana. L'offerta di questo sacrificio, Padre, ci purifichi da ogni colpa e ci renda accogliente dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni nuova energia alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza dello Spirito Santo le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti lode, ti glorifica. Per Cristo nostro Signore. A lui cantano i cieli e la terra, a lui gli angeli santi inneggiano la lode perenne, anche noi uniamo la nostra voce ed esultando inneggiamo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni di
benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E poi il tuo Santo Spirito, Signore. Cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane, concedi a noi, o Padre della gloria, lo spirito di rivelazione e di sapienza, perché conosciamo tuo Figlio Gesù Cristo. Guidati dallo Spirito di Gesù e proprio oggi dall'insegnamento del Signore, preghiamo come Lui ci ha detto.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Alla comunione. Se viviamo nello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. Il suo frutto è amore, gioia e pace. Canto 83. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Thank you.
insegnaci l'amore, insegnaci l'amore, spirito d'amore ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che lui ha detto. Canto 90, pagina 49. Vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Come una fonte, come un oceano, come un fiume, come un fragore, vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Come un vento, come una fiamma, come un fuoco, come una luce, vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Con il tuo amore, con la tua pace, con la tua gioia, con la tua forza, vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Col tuo prodigio, col tuo soccorso, col tuo favore, col tuo sorriso, vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni Spirito, forza dell'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Come salute,
fiducia, vieni, come dolcezza, vieni, vieni Spirito, forza dell'alto, nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito, vieni. Quindi facciamo un momento di preghiera personale, continuando l'adorazione di Gesù nel nostro cuore e poi l'invocazione interiore dello Spirito Santo, spirito di preghiera in particolare. Invochiamo il Padre Celeste, lo Spirito Santo e Gesù per le cose importanti della nostra vita e della nostra famiglia. Facciamole passare davanti a Lui. Invochiamo per avere la misericordia e il perdono per noi, per i nostri peccati. Invochiamo anche per le persone che possono risultare negative o cattive nei nostri confronti, per fatti di sofferenza e di dolore della nostra vita e di quella dei nostri cari. Cantiamo, dona Signore la tua pace a chi confida in te. Dona Signore la tua pace. Dona, Signore, il tuo amore. Dona, Signore, il tuo spirito a chi confida in te. Dona, Signore, la tua pace. Dona, Signore, il tuo amore, dona Signore il tuo spirito a chi confida in te. Cuore, lodiamo e ringraziamo il Signore, passiamo in rassegna tutte le cose belle e buone che siamo, che abbiamo, sono tante, per le quali dire grazie Signore. A te tutta la mia lode, il mio ringraziamento, la mia riconoscenza, il mio amore. Grazie in particolare a te, o Spirito Santo.
Signore, la tua pace a chi invoca te. Dona, Signore, la tua pace. Dona, Signore, il tuo amore. Dona, Signore, il tuo spirito a chi invoca te. Dona, Signore, la tua pace. Dona, Signore, il tuo amore. Dona, Signore, il tuo spirito a chi invoca te. Ora lodiamo e ringraziamo per tutte le cose difficili e brutte della nostra vita. Passiamole in rassegna una per una: disgrazie, difficoltà, malattie, sofferenze, angosce, depressioni, ansie, agitazioni e tutto ciò che può disturbare e turbare la nostra vita. Anche per queste cose diciamo: Signore, ti lodo e ti ringrazio, perché tu sicuramente provvederai e farai in modo che tutto possa concorrere al mio bene e al bene dei miei cari. Cantiamo: Dona, Signore, la tua pace a chi si affida a te. Dona, Signore, la tua pace. Dona, Signore, il tuo amore. Dona, Signore, il tuo spirito a chi si affida a te. Dona, Signore, la tua pace. Dona, Signore, il tuo amore. Dona, Signore, il tuo spirito a chi si affida. Preghiamo. Donaci, oh Dio grande, forte e buono, di implorare con assidua preghiera lo Spirito Santo, perché la sua grazia ci liberi da ogni insidia e ci ottenga il perdono di ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con i doni, i frutti, le grazie, i carismi e le potenze dello Spirito Santo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Concludiamo con il canto 88, pagina 48. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua potenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scende su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scende su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Vieni Spirito, vieni Spirito, scende su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scende su di noi. Scende su di noi. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua potenza, scendi su di noi. Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scende su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Vieni Spirito, vieni Spirito, scende su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scende su di noi, scende su di noi. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua potenza, scende su di noi. Vieni conciliatore, dona fede e carità. Olio santo d'amore, queste mani alziamo a te. Vieni